Da sempre noi abbiamo sostenuto che quella strada di collegamento tra queste due città poteva essere un'infrastruttura strategica di interesse non solo delle due regioni, Lazio e Abruzzo, ma anche di interesse nazionale. Tenete presente che quella città amatrice è al centro, diciamo, di un raggio di 30 km dove ci sono quattro regioni che sono l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria. Quindi capite bene quanto possa avere un interesse nazionale. Possa esserci un interesse nazionale per la realizzazione di quel tratto di strada, previo reinserimento della Regione Abruzzo nel piano infrastrutturale strategico del tratto mancante da Capitignano ad Amatrice. Tutti i sindaci dell'Alto Aterno si sono mobilitati, so che si è mobilitato anche il sindaco dell'Aquila per far sì che venisse reinserito questo tratto di collegamento. Oggi è la pietra miliare iniziale per far sì che venga dato seguito alla nostra istanza come richiesta di progettazione infrastrutturale di quest'opera di interesse nazionale. Abbiamo scritto per questo una lettera alla De Micheli, abbiamo scritto una lettera a Marsiglio indirizzata anche al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per avviare l'interlocuzione con l'ANAS per progettare quest'opera. Il Sindaco oggi ci ha parlato anche di una variante, di una tratta che loro conoscono bene di quell'area che consentirebbe di accorciare addirittura questo tratto di una quindicina di chilometri, molto meno impattante, senza la costruzione di gallerie. Quindi abbiamo davvero motivi e grande fiducia per far sì che venga convocato un tavolo dalla De Micheli per parlare di questa infrastruttura che sarebbe indispensabile anche per l'economia e per il mantenimento dei presidi sociali e quindi delle popolazioni dei territori dell'Appennino.